Bentornati ragazzi, qui Big Ticket. Oggi parliamo di NBA 2K23 perché, come molti di voi sapranno, ieri è uscito il trailer della City, quindi oggi lo andiamo ad analizzare, a vedere quelle che secondo me sono le novità più importanti. Vi dirò quelle che sono le mie prime impressioni e, tra virgolette, qualche consiglio su come affrontare questo inizio gioco, quindi la creazione della build e, diciamo, la prospettiva in cui vivere questa nuova avventura nella City, adesso che siamo a pochissime ore dall'uscita del gioco. Infatti, se non lo sapete, il gioco è scaricabile dalle 24 di questa sera, quindi dalla prossima mezzanotte in Italia, mentre se volete fare qualche giro su Twitch, credo che già dal mezzogiorno in poi, da quando scocca la mezzanotte in tutta l'area dell'est del mondo, quindi dall'Australia, Nuova Zelanda, sicuramente ci sarà qualche content creator che comincerà a streamare qualcosa su NBA 2K23. Per quanto riguarda me, questa notte credo che accenderò il gioco, non sarò in live, ma creerò la mia build probabilmente in solitaria, in modo molto concentrato, così da poter giocare domani mattina e cominciare già a creare qualche video per il mio canale YouTube. Ma ora partiamo subito con il trailer della City. Ricordo che per chi ha la versione PS4 o PC oppure Xbox One non ci sarà la City, ci sarà sempre la nave, che però quest'anno mi sembra aver visto che è decisamente più interessante. Ecco qui il video, devo dire molto d'impatto, fatto molto molto bene. Qui abbiamo già quella che è l'anteprima dei vari parchetti, delle varie affiliazioni, molto molto bello, solite movenze. Qui ci fa vedere Move Faster, vogliono dirci che sarà più facile, più agevole muoversi per la città, probabilmente sia con velocità di caricamento più brevi per passare da un campo all'altro, probabilmente con più stazioni metropolitane per andare da una parte all'altra, ma soprattutto, secondo me, e torno indietro qui sulla mappa per farvi vedere che la mappa è decisamente più contenuta, e questo per me è un bene. Guardate qui, abbiamo le varie zone delle affiliazioni, quindi in alto a sinistra Wildcats, i Knights, i Beasts e i Vipers. E come potete vedere dalle strade, perché poi con le strade uno si rende conto della grandezza della mappa della City, questa di quest'anno è decisamente più piccola e ciò aiuterà a tenere tutto sotto mano. Questo, credo che a questo punto questi simboli qui possano essere le stazioni metro, e quindi, come vedete da questa schermata, una volta che noi entriamo in una di queste stazioni possiamo decidere in un attimo di muoverci in tutta la mappa, quindi possiamo assolutamente evitare di fare i vari chilometri per strada, che quest'anno poi non saranno chilometri perché, vedete, la mappa è assolutamente contenuta. Secondo me deve essere anche abbastanza carino muoversi in giro per la città, però per i più pigri o comunque quando non abbiamo molto tempo possiamo benissimo usare questa caratteristica qui, sperando che i tempi di caricamento effettivamente siano molto brevi. Continuiamo con il video. Qui abbiamo tutte le varie zone, come vedete abbiamo il solito centro commerciale, diciamo, come possiamo vedere qui, dove ci sono le varie marche. Sembra molto simile a quello dell'anno scorso, non cambierà molto. Qui abbiamo, credo che sia una specie di 3 contro 3 random, perché guardate qui, sembra aver cambiato, diciamo, lo stile, ma sembra quel tipo di modalità. E qui, molto interessante, finalmente sono cambiate le divise del rec dopo credo 4-5 anni che erano sempre uguali, e anche il pubblico. Guardate che bella questa arena, dove finalmente si può probabilmente anche avere una latenza inferiore, perché se tanto mi dà tanto, qui sembriamo essere gli unici che giocano in questo campo del rec, quindi non come gli anni scorsi in cui ci sono tanti campi tutti uno vicino all'altro, che comunque porta a caricare sì dei movimenti offline, perché non sono dei campi reali quelli del 2K20, 21, 22 al nostro fianco, ma sono soltanto dei bot che giocano, però comunque sono delle cose da caricare. Qui invece
deve caricare soltanto il nostro campo. Ovviamente abbiamo il campo di Kobe 5 contro 5, 4 contro 4, non ricordo, solite schermate di bot che fanno cose. Qui molto interessante perché mi sembra di aver capito che quest'anno i vari quartieri, le varie affiliazioni hanno davvero una marcia in più dal punto di vista estetico. Spero davvero che non sia soltanto un evento questo qui, come potrebbe essere il Conqueror, perché mi dà quell'idea, ma spero davvero che sia sempre così, perché guardate che figata che è, davvero sembra di giocare il Conqueror. È fighissimo, è proprio un'ambientazione diversa, totalmente isolata dalla città, e per me è bellissima. Vi dico anche quella che è la mia preferita, adesso la vedrete, questa è quella dei Knights, davvero bellissima. Wildcats, anche questa, niente male, in un canyon, molto molto bella con queste pietre così. Questa dei Beast anche ha un suo perché, devo dire, soprattutto di notte, guardate che bello con questa lava, sicuramente tante sensazioni positive questo tipo di scenografie che hanno i vari campetti delle affiliazioni, ma il mio preferito è quello dove credo di andare, sarà questo, ragazzi, perché guardate che ingresso sontuoso dentro la bocca di questo serpente, e il campo dei Vipers da qui ha davvero un aspetto magico, e non sono mai stato ai Vipers e forse quest'anno lo sceglierò. Qui abbiamo l'arena della nostra squadra, della nostra carriera, dove noi dovremo entrare per giocare le partite. Andiamo nello spogliatoio, guardate, decisamente una cosa molto molto figa. Poi ovviamente la partita di carriera probabilmente andrà allo stesso modo degli anni passati, e qui una visione notturna della City. Ovviamente ragazzi, io ho preso la Jordan Edition perché mi facevano gola quei 100.000 VC da investire subito nel mio giocatore, 100.000 VC che probabilmente non serviranno quasi a nulla, considerando se è come l'anno scorso che davvero ci volevano anche più di 400.000 VC per maxare una build, però per cominciare a fare delle partite interessanti al parco servono, e quindi ho deciso di prendere la Jordan anche per avere eventualmente la versione PS4, anche se l'anno scorso non ci ho mai giocato, però è sempre un di più per soltanto 20 euro in più, visto che la versione standard costa 80 euro. Per chi di voi guarda l'NBA, consiglio addirittura la versione con il League Pass. Ricordo che potete fare il preordine per tutta la giornata fino alla mezzanotte credo, o comunque a qualche ora prima, quindi se siete interessati fatelo adesso, potete preordinare ovviamente la copia digitale direttamente dallo store. E quindi ragazzi, io direi di rimettere ancora un po' in loop questo video per continuare a guardarlo e parlarvi. Devo dire, non si vedono chissà quali novità in questo trailer. È un trailer ben fatto, molto cinematografico, con belle immagini, ci fa notare quelle poche cose così, non è che ci faccia vedere tante cose, ci fa vedere che c'è il rec, che c'è il solito anti-up che l'anno scorso non era molto vissuto, c'è il Club 2K, questo teatro e anche i vari campi delle affiliazioni molto rinnovati. Però devo dire, non si vedono chissà quali novità, che sicuramente poi in game ci saranno, ma di quelle se ne è parlato abbastanza dal punto di vista del gameplay, ve ne ho parlato anche io in un video passato. Negli ultimi giorni, anzi nelle ultime ore, sono usciti dei video di alcuni content creator americani che sono riusciti a mettere le mani per qualche ora sul gioco. Qualcuno come John Osec si è concentrato di più sul builder e ci ha fatto notare come quest'anno fare delle superstar, delle build davvero super potenti, è molto molto difficile. Sarà più facile fare un role player, quindi avere una squadra in cui ognuno fa il suo, quindi magari un difensore, un vero lungo, un cecchino, perché ad esempio ci è stato fatto vedere proprio dal content creator americano come per fare ad esempio un classico playmaker con tanto controllo palla e tanto tiro maxati a 99 si ha la build già a livello 95, quindi diciamo la build è completa, cioè completa nel senso è terminata, senza poter mettere difesa, senza poter mettere attributi fisici, quindi sarà molto difficile fare un giocatore
totale, completo, forte in tutto, come era possibile l'anno scorso, bisognerà specializzarsi. Motivo per cui io sono davvero molto tentato quest'anno di tornare un po' a un revival di NBA 2K20, quindi un giocatore molto forte in penetrazione. Pensavo di farmi un finto lungo, quindi un 6'9", 6'10", con tanta penetrazione, tanto fisico, tanto rimbalzo, perché quest'anno, soprattutto all'inizio, secondo me fare canestro sarà molto difficile, e dare delle sportellate in avvicinamento a canestro può essere un'ottima soluzione per andare subito a trovare i due punti e salire velocemente con la rep. Ovviamente questa è un'idea che mi stuzzica, non sono sicuro che sarà la mia prima build, ma voglio aspettare di mettere le mani sul gioco, vedere il builder, vedere soprattutto quanto mi vada a prendere al totale della build avere un tiro decente, perché il mio obiettivo sarebbe sempre quello di avere un po' di tiro. Però se per avere un po' di tiro poi bisogna avere una build che non può essere devastante in qualche altro aspetto, beh, allora potrei appunto valutare di non avere tiro, ma come prima build avere soltanto una build molto fisica che possa giocare da lungo e che sia devastante in penetrazione, perché quest'anno secondo me il gioco è molto molto incentrato sulla penetrazione. Staremo a vedere da stanotte a mezzanotte quale sensazione riuscirà a darmi questo builder. Io poi sono molto così impulsivo, appena vedo il builder subito capisco quella che è la mia strada per cominciare quel gioco. Così dovrà essere anche per voi, non lasciatevi influenzare, cioè ragazzi, fate il giocatore così come volete giocare. Se voi volete avere uno stile di gioco quest'anno, costruitevi subito il giocatore in quel modo. Ovviamente vi consiglio di non spenderci subito tantissimi VC, ormai siamo nel 2023, abbiamo la fortuna di poter guardare gli altri giocare. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro, tra 24 ore già ci saranno dei tutorial su delle build da parte degli americani, soprattutto magari da parte degli australiani, neozelandesi, che lo avranno prima di noi. Probabilmente a mezzanotte già avremo online dei video di alcune build già belle, pronte e confezionate. Quindi, invece magari di andare a rischiare con una build così fatta troppo a caso, prendiamo spunto da qualche video del genere interessante con delle considerazioni dietro e non mettiamoci subito dei VC. Cerchiamo di aspettare qualche ora, vediamo come ci giocano gli altri, cerchiamo di capire un attimo meglio il gioco e poi magari andiamo a investire tutti i VC, se no rischiamo di buttare soldi. Comunque ragazzi, che dire, mi sto dilungando, mi fa piacere parlare di questo gioco perché ormai l'hype è davvero tanto, ma per fortuna si sta per scaricare, perché a mezzanotte verrà rilasciato il gioco. Io vi ringrazio per aver visto il video, ovviamente fate impazzire la sezione commenti con tutte le vostre sensazioni su questo trailer e sulla build che vi farete, quello che volete ragazzi, la sezione commenti è aperta per tutto quello che volete dirmi. Noi ci vediamo sicuramente in questi giorni con i primi video su NBA 2K23, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi e ovviamente peace.